il faro di Rüber Nude. Questo faro è stato aperto nel 1900. Ha fatto da faro fino a poco più in là. Al 1960, perché in questo tratto di costa molto molto ventoso ci sono ste dune di sabbia che continuano a spostarsi e quindi era impossibile vedere la luce dal mare. Poi nel 1980 l'hanno riaperto come museo, ma poco dopo l'hanno dovuto richiudere sempre per lo stesso motivo. Adesso è un faro che tutti vengono a visitare, di estrema bellezza, proprio per queste sabbie che lo sommergono, però appunto dicono che tra 10-20 anni scomparirà del tutto sommerso dalla sabbia. Ecco. E adesso andiamo a vedere. A dopo. Eccoci, ti piace questo posto, Alice? Sì. A dove stiamo andando? Al faro. Al faro, c'è ancora un po' da camminare, vero? E ci sono un sacco di dune di sabbia. Le dune di sabbia davanti a noi. Sulle quali bisogna inerpicarsi per arrivare fino al faro. Che è lì dietro. Ci stiamo arrampicando su per le scale del faro. Spiegato come hanno spostato il faro. Nel 2019 è stato spostato di 70 metri più indietro rispetto a dove era prima, perché appunto stava per essere seppellito dalla sabbia. Qua si vede
basta. Dentro, però noi non ci fermiamo. Guarda, qua c'è una chiesa. Chiesa campo. E dopo aver visitato il faro che si vede in lontananza, come non è, come non poter venire alla spiaggia di Locken, poco distante, per ammirare le 480 cabine, tutte rigorosamente bianche, dove i danesi vengono a fare le loro ferie o perlomeno a passare del tempo in spiaggia. Durante l'inverno vengono. Esatto, e durante l'inverno vengono rigorosamente prese, spostate nell'entroterra per preservarle dalle intemperie. Sono veramente tante. 480 casette. Qui siamo venuti col campo. Qua si viene in spiaggia col camper, si sosta un pochino, però non si può dormire, e si gode la giornata così e si va via.